E adesso intraprendiamo un viaggio intorno al mondo, alla scoperta di tante culture, ma alla scoperta anche di tanti popoli diversi, grazie al racconto di un giro del globo, precisamente 70.000 chilometri in 3 anni. Tutto questo lo troviamo al centro di Venire al Mondo ed è l'opera che ci racconterà oggi il protagonista di questa incredibile ed unica storia e nonché autore dell'opera. Il piacere di avere qui con noi Raffaele Giordano. Raffaele, buongiorno. Che piacere. Buongiorno a voi. Che piacere. Buongiorno a voi. Buongiorno, che piacere registrare le tue testimonianze. Ecco, tu che hai conosciuto popoli, lingue, culture diverse, però mi viene da chiederti dove ti trovi oggi? Allora, io mi trovo a Parigi per puro caso, sono tornato stanotte da Mont Saint-Michel in auto, c'è stata pure una nottata abbastanza movimentata, quindi al momento mi trovo in una stanza non mia a Parigi. Che ho cercato però, pure di liberare. Va bene, per questa diretta di Mattina Live ti ringraziamo, tra poco ti sposterai. Però quello che dobbiamo raccontare al pubblico è che per l'appunto tu hai compiuto un viaggio straordinario, no? In un giro intorno al globo, al centro tra l'altro 70.000 chilometri in 3 anni. Tra poco ti chiederò che cosa è che ti ha colpito maggiormente in questo viaggio così particolare ed unico. Però che cos'è in primis, qual è stata la scintilla che in te è scattata per abbandonare, ecco, la tua vita quotidiana, la tua normalità ed interfacciarti con nuove realtà, nuovi territori, nuovi spazi geografici? C'è stata sempre questa forte voglia di libertà, fortissima voglia di libertà. Io mi sento una persona liberissima e faccio di tutto per esserlo. Tutto è nato comunque con un malessere che appunto la società stessa mi stava dando. Io ho lavorato 14 anni nell'ambito sanitario, dopodiché non ce l'ho fatta più, ho lasciato gli ospedali, ho lasciato tutto proprio per seguire la voce che mi parlava, che mi tormentava a un certo punto, al punto, ecco, di non farmi dormire più la notte. Ho preferito barattare, ecco, il tutto per la libertà, trovarmi senza niente ma libero, piuttosto che avere tutto libero dai condizionamenti, no? Libero dai condizionamenti che purtroppo molte volte la società ci impone. Tra l'altro non è casuale la scelta del tuo volume Venire al Mondo. Ecco, immergerti in questo viaggio, probabilmente anche non solo geografico e fisico, ma probabilmente anche interiore, è stata davvero una nuova rinascita, un nuovo venire al mondo. Esatto, sì, per me è stata veramente una rinascita. Cioè, io sono rinato nel 2017, come dico nel libro. Ho avuto l'occasione e l'opportunità di ascoltarmi come mai ho potuto fare, perché siamo appunto continuamente distratti da un sacco di cose, da tante informazioni, troppe, che dovremmo anche filtrare. Mentre ci perdiamo la vera essenza del mondo, cioè non usciamo per andare a vedere il mondo, toccarlo con mano, testimoniare quello che ci dicono, cioè confermare quello che ci dicono più che altro, perché avendo avuto il piacere, l'onore, la fortuna di poter girare il mondo, ho visto che tante cose, cioè, ho un'altra ottica. Hai acquisito ora una nuova prospettiva di vita, no? Un nuovo sguardo. Hai stato anche un viaggio interiore. Introspettivo, sì. Adesso sicuramente hai nuovi occhi, no? Su cui, ecco, porre l'attenzione, ma un nuovo sguardo al mondo. Io però ti chiedo come hai fatto in questi 3 anni a sostenerti quotidianamente, ma soprattutto se c'era in te una progettualità nel viaggio. Intanto prima abbiamo visto alcune immagini, grazie al nostro regista Salvatore Mondò, alcune tappe da te compiute. Ecco, come avveniva la progettualità e la decisione di abbandonare un luogo per recarsi in un altro? Era prefissato su cartina, ecco, su mappe, oppure è sempre quella voce interiore che ti ha parlato e ti ha guidato verso diversi sentieri? Allora, io avevo un'idea più o meno di visitare un bel po' di paesi, e appunto facendo dei calcoli, aspettando le ferie, mi servivano 40 anni, quindi ho deciso di fare tutto e subito. La maggior parte dei paesi in Asia hai un visto dove può durare un mese, 2 mesi, 3 mesi, hai una scadenza da rispettare, non sempre si rispetta poi, tra l'altro. In realtà sono proprio, ecco, le combinazioni che si creano per strada,
ti portano in posti. Ad esempio, in Malesia ci sono arrivato perché stavo suonando appunto con la chitarra per strada per tirare su qualche moneta vicino tra i tavoli e ai ristoranti, e un ragazzo in motorino mi ha portato su una barca che mi ha portato in Malesia. E non c'ero mai stato in Malesia, ecco, quindi è tutto un abbandonarsi, cioè bisogna appunto ascoltarsi, abbandonarsi pure al mondo, forse lì sta la cosa un po' difficile nel viaggio, capire, filtrare cosa davvero bisogna prendere e ascoltare e cosa no. Beh, complimenti, perché anche riuscire ad ascoltarsi significa eliminare tutte quelle barriere, no, che noi innalziamo proprio all'interno di noi stessi, quindi hai avuto sicuramente grande coraggio. Tra l'altro, ecco, tante le culture che hai avuto modo di incontrare, quali di queste conservi con maggiore affetto o quelle che maggiormente ti hanno insegnato qualcosa? E quindi noi attraverso te ti chiediamo cosa puoi insegnarci. Le tribù, la tribù, ne ho attraversate un po' di differenti. Tra i tagliatori di teste è stata, per esempio, una tribù che ovviamente mi ha segnato particolarmente, perché hanno avuto un'istruzione strana, tipo sono stati addestrati alla guerra fin da piccoli. Addestrati solo alla guerra e a tagliare la testa del prossimo solo per succiarne l'energia. Ovvio, questa non è una cosa che voglio tramandare assolutamente, però la singolarità di cosa ancora si può trovare nel mondo, di cosa c'è ancora. I Mentawai, che è un'altra tribù in Indonesia, molto molto particolare, che ecco poi la Chiesa Cattolica ha cercato di distruggere, ma per fortuna vive ancora nel cuore di un'isola. È stata una tribù che mi ha accolto in una maniera incredibile, infatti voglio ritornarci. Hai mai avuto paura, ecco, quando ti sei interfacciato con delle tribù che comunque di cui non conoscevi usi e costumi? Con i tagliatori di teste, appunto, perché non mi hanno accettato la prima volta, ci sono ritornato con un'indiana dicendo che sarebbe stata poi la mia futura sposa, ma non era vero, solo per farmi accettare. Hai compiuto questo viaggio in 3 anni, 70.000 chilometri. Che cosa ti ha restituito questo viaggio? Alla fine, sicuramente guardare il mondo con una prospettiva diversa, hai sicuramente nuovi occhi rispetto a 3 anni fa, ma che cosa pensi ora di fare? Qual è il tuo compito? Hai ricevuto la risposta? In realtà io ho più domande di prima, sono partito per risolverne un bel po', ma ne ho più di prima, sono ancora più curioso. Ancora più curioso, ho degli obiettivi, vorrei scalare un 8.000 metri come montagna, cioè spingermi un po', ancora un po' più su di quello che c'è stato già, che inconsapevolmente sapevo di riuscire a fare, cioè non avrei mai immaginato di camminare sull'Himalaya a quelle altezze, è andato tutto bene. Intanto, quindi mi sono anche... sicuramente intraprenderai nuovi viaggi, nuovi sentieri, conoscerai nuovi usi e costumi, però quello che emerge dal libro sicuramente è il messaggio, chiedo a te, che vuoi restituire al nostro pubblico di Mattina Live o comunque ai lettori, è quello sì di viaggiare fisicamente, ma attraverso il viaggio di aprire la mente e di portarci al concetto di libertà, di cui poco forse conosciamo, un nuovo modo di intendere la libertà. In realtà è di ascoltarsi, accettarsi più di tutto. Accettarsi e anche di imparare a bastarsi, perché hai detto bene. È sottile, però è importante, però ascoltarsi prima di tutto, perché è grazie anche a questa testardaggine che poi ho lasciato tutto contro tutti, perché immagina, avevo tutti contro, dalla famiglia al lavoro, tutti, ed è stato bellissimo che ho avuto ragione. Ecco. Che consiglio dai a chi vorrebbe, ecco, fare come te, lasciare, mollare tutto, perché molte volte lo diciamo, mollo tutto e vado via, però non si ha il coraggio, per paura anche di correre dei rischi, quindi il tuo consiglio qual è al momento, per chi vuole intraprendere il tuo stesso modus operandi? Ma non per forza, ecco, magari viaggiare in questo modo, o magari pure più estremo, però è di seguire la libertà, basta, davvero, cioè non c'è altro. Oggi ancora il tema libertà è ancora molto più forte, perché sì, ne abbiamo molta di meno, ne sentiamo molta di meno rispetto a prima.
E la gente non può arrendersi già, cioè non dobbiamo arrenderci, non Intanto dobbiamo possiamo arrenderci. però sicuramente ricevere tanta testimonianza, ma tanta bellezza quanto quando parliamo di libertà, leggendo il tuo libro di cui sei protagonista, ovvero Venire al mondo, un'opera che mette in evidenza questa tua incredibile storia. Noi ti ringraziamo della testimonianza e io ti auguro di intraprendere nuovi viaggi e di poter guardare con nuovi occhi tutto ciò che il tuo animo ha bisogno di ascoltare. Davvero. Vi ringrazio, Grande abbraccio, grazie a voi. grazie a Raffaele Giordano. Raffaele, buon viaggio. Buona Pubblicità. giornata, buon viaggio a voi. Pubblicità, restate con Mattina Live.